presa fra le braccia, l'ho baciata. Ho conosciuto il suo calore, il suo profumo. È una cosa che non riesco a spiegare. È qualcosa... Sai, il profumo di una donna. La sua pelle, i suoi capelli. È come sentire una voce dentro che ti dice: è lei. Questa è la donna che amerò per tutta la vita. La donna che voglio per me, per sempre. Io le ho fatto male, molto male. E ora mi odia. Suo padre ha proprio ragione. Non sono altro che un bruto, un animale. Un gatto che cerca di saltare per poter raggiungere una stella. Una stella che però è troppo in alto per me. Sei riuscito finalmente, anche se ti è costato caro. E quante cose hai dovuto abbandonare quando hai deciso di spiccare quel salto. Quante cose. Bellissimo. Un maschio? Sì. Dio mio, un maschio. Pedro, senti, io non sono potuta venire prima quando è nato il bambino perché ti avevano messo in cella di isolamento. Pedro, ma perché rendi più dura la tua condanna? Vedi, Nieves, io devo uscire di qui. Vorrei essere fuori di qui, vorrei essere libero per poter lottare per mio figlio, capisci? Devo assolutamente impedirle di abbandonarlo, non posso perdere mio figlio. Stai tranquillo, non l'hai perduto. Come? Che cosa è successo? Dove l'hanno portato? Il bambino adesso è a casa nostra. Ah, no. Sì. No, mi stai prendendo in giro. No, non ti prendo in giro, Pedro. Il tuo bambino è con noi, in casa nostra, come ti avevo promesso. Pedro, lui sei in casa nostra. Sul serio? Sì, sì, Pedro. Nel nome del Padre e del... Amen. Che Dio lo benedica. Amen. 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 Vieni, mettiamoci là. Siediti, Nieves. Che piacere, Pedro. Era tanto tempo che non venivo più a trovarti. Allora, Nieves, come vanno le cose? Racconta. Bene. La nonna si dedica molto a Pedrito. Non è venuta a trovarti perché non esce di casa senza il bambino. Ah, poverina. E gli altri? Tutto come sempre? No, il nonno continua sempre a lavorare come carpentiere. Raffaele è stato molto male. Adesso sta un po' meglio, grazie al cielo. E Manano va all'università. Hai visto, Raffaele, com'è bello, com'è dolce, com'è tenero questo bimbo. La gioia della casa, l'amore della mamma, il mio Pedrito. È proprio un miracolo, non è vero? È un miracolo che hai voluto tu. Sì. Bravo. Finalmente l'ho portato qui nella sua casa. Perché quel vestito, Nieves Maria? Raffaele. Raffaele è morto, Pedro. Ti ho portato qualcosa che ti piacerà molto, Pedro. Mi sono fatta dare la ricetta da un'amica. E la nonna ti manda una crostata di frutta che ha preparato questa mattina. E ti ho portato anche la biancheria pulita.
Tu sei una santa, Nina Smith. Ma lascia perdere. Allora, a quando la laurea? Beh, ho sostenuto l'ultimo esame. Sto aspettando il risultato. Pedro. Mamma, questo signore dice di essere mio padre. È la verità. Sì, amore mio. Adesso, Pedrito, comportati da bravo. Va a mangiare la merenda e poi fai i compiti che ti ha dato la maestra. Oh, no, mamma, io mi diverto di più a guardare la televisione. Ci sono i cartoni animati. Amore mio, non voglio che tu veda quei programmi perché sono troppo violenti. Un bel bacio alla nonna che ti vuole Pedrito, tanto bene. Pedrito, mi avevi chiamato? Sì, mamma, vieni, ti aiuto io. Sta attento, è molto pesante. Non preoccuparti, sono forte e robusto. Va bene, piano. Allora, nonna, hai visto che ometto che abbiamo in casa? È molto galante con le signore. Come gli abbiamo insegnato. Come sei bello, Pedrito. Ta-da! Eccoci qui. Beh, che cosa te ne pare, nonna? Oh, santo cielo, che quadri, che eleganza! Ti piace quel quadro? È tutto così bello. Oh. Beh, a questo punto vivremo veramente come dei miliardari, non siete d'accordo? Un momento, Manaue, allora, vi piace? Mi piace davvero questa casa. Certo! Splendido, sembra quasi davvero. Un palazzo, non è vero? È un sogno. È un bel giardino, Pedrito, sai. Ascolta, Pedrito, tu devi fare sempre i compiti. Quando diventerai grande, come farai i conti se non sai l'aritmetica? Comprerò una calcolatrice e quando sarò grande comprerò anche un robot che risolverà tutti i problemi. Ah, capisco, comprerai un robot, però prima di avere un robot devi imparare a risolvere tutti questi problemi con la tua testolina. Altrimenti non potrai addestrare il tuo robot. Immagina se il tuo robot ti viene vicino e ti fa una carezza. Oh, mi farebbe male con quelle dita metalliche. Oh, sì, e se dopo la carezza ti dà un bacino e ti dice che ti vuole tanto bene? Non ho bisogno di lui perché ci sei già tu che mi vuoi tanto bene, che mi riempi di pace. Non è vero che mi vuoi tanto bene? Ti adoro. Ah, lo sapevo. Ti voglio bene, ti adoro. Sei il bambino più dolce e più bello del mondo e sei mio. Mio, 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 solamente mio. Dio mio, che sei nei cieli. Che sei tanto buono, tanto generoso. Voglio chiederti una cosa. Come dice la nonna che recita le preghiere tutte le sere. Voglio pregare per quella signora che ha perso il suo bambino. Vorrei che lo ritrovasse e che fosse contenta e felice, capito? Ti prego di ascoltare le mie preghiere e di aiutare quella signora, va bene? Ti prometto che sarò buona. Ho finito, mamma. Non fare così, ascoltami. No, ascoltami tu, Pedro Luis. Io ho vissuto solamente per voi due. La mia vita siete voi due soltanto. Io voglio bene a quel bambino come se fosse mio, capisci? Sono innamorata di te, Pedro Luis. Sono innamorata di te. E si sposeranno. Chissà. Io... Mamma, io continuo a chiamarti mamma. Tu sei l'unica mamma che ho, mamma. No, mio, vedi, non si possono avere due mamme. Oh no, oh no. No, Pedrito, ascolta. Di mamma, ce n'è una sola. Mamma, perché adesso stai piangendo? No, no, che dici? No,
non stavo per piangere, deve essermi finito un moscerino nell'occhio. No, mamma, tu stavi piangendo e quando ti vedo triste piango anch'io perché le lacrime mi commuovono, non riesco a resistere. Davvero, un moscerino. No, di che colore vogliamo farlo il sole? Bene, non piangere più, mamma. Che domanda mi fai? È molto facile. Di che colore può essere, mamma? Il sole è sempre giallo, io no? Tu. Devi rendere felice padre Luis, perché in caso contrario dovrai vedertela con me, te lo giuro.